Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti preghiamo, abbiamo bisogno dell'effusione del tuo Spirito nella nostra vita, che egli possa davvero guidare tutto il nostro essere, secondo il tuo volere, secondo ciò che è giusto e buono, secondo come l'amore comanda. Ti preghiamo, Dio onnipotente, apri questa sera nostro cuore, la nostra mente alla comprensione della tua parola, perché possiamo affondare in essa le radici del nostro essere e risuscitare con te, gloriosi per la potenza dello Spirito Santo. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Benissimo, scusate qualcuno di ritardo, ho avuto alcuni imprevisti nella giornata. Siamo in corso dello Spirito Santo, quindi l'obiettivo che il Signore vuole raggiungere su di noi è che viviamo dello Spirito. Quindi io delle cose, non voglio fare una cultura biblica, voglio fare delle cose molto esperienziali che ci permettono di afferrare la presenza e l'azione dello Spirito Santo in noi. La scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che lo Spirito Santo è colui che dà la vita. L'azione numero uno, il miracolo più grande fatto dallo Spirito Santo nella storia di questo mondo, dalla creazione in poi, è di aver risuscitato Gesù Cristo dalla morte. La risurrezione di Gesù Cristo è la risurrezione di un uomo, è la soluzione divina al problema tremendo della morte. E la morte in tutte le sue dimensioni, prima spirituale e poi fisica. La resurrezione è più di tutto la resurrezione dello spirito dell'uomo nostro. Chi pecca muore spiritualmente, lo Spirito Santo ci risuscita in spirito, e questa è la conversione e santificazione. E poi, dopo la resurrezione del interiore, è quella del corpo. Per cui il nostro futuro è diventare come Gesù Cristo è diventato, risuscitati, e che possediamo una vita degna di questo nome. La vita di non so, di un corpo destinato a morire non è la vita. Noi siamo destinati a vivere con un corpo dotato di vita eterna. Questo è il nostro futuro, quello che ci sta preparando Dio per noi. O così o niente. Vedere di meno significa sminuire il progetto di Dio su di noi e la sua potenza in nostro aiuto. Vedete che è molto più bello, molto più grande delle nostre più rosee aspettative che possiamo avere come di Dio. Uno che è malato di tumore, sta morendo, invoca un miracolo, Dio lo guarisce. Un miracolo straordinario, una grazia grande. Ma vuoi mettere questa cosa rispetto alla vita eterna? Tu riusci, cioè, guarisci la malattia, riprendi la vita del corpo, che da lì a pochi anni o decine di anni finisce. Il corpo che uno riprende con la guarigione fisica del corpo di questo mondo, cioè un corpo resta di questo mondo, non supera i limiti del tempo e dello spazio, e allora è un miracolino, non è meno di quello che Dio vuole effettuare in noi. Dio ha in mente, ciascuno di noi, la risurrezione dei morti in tutta la sua potenza, e chi realizza la risurrezione dei morti è lo Spirito Santo. Bene, allora adesso vediamo di approfondire alcuni aspetti di questa realtà, attraverso delle cose apparentemente sono scontate, ma sono sicuro che non lo sono. E vorrei vedere quindi con voi alcuni aspetti del capitolo terzo del libro della Genesi, quello che racconta della caduta di Adamo ed Eva. Capitolo terzo, libro della Genesi, dai versetti 1 in poi. Allora, guardate questa cosa qui.
quando Dio crea l'uomo, l'uomo e la donna sono innocenti per natura, sono come un bambino che, siccome non ha conosciuto, cioè non ha fatto esperienza del male, è innocente. Il bambino non riesce manco a pensare che cos'è l'invidia o la vendetta o la gioia di far soffrire qualcuno. Non esistono queste cose nella prospettiva di un bambino. Non esistevano nella prospettiva di Adamo e di Eva, che erano innocenti ed erano quindi in uno stato di comunione naturale con Dio. Per natura è così, si è in comunione con Dio. Che cosa è successo? È successo nella storia dell'umanità in genere e nella nostra storia particolare una caduta. Vediamo bene di affrontare questa cosa qua. Voglio rileggere questo, un pezzettino di questo capitolo e poi, ecco, tutto non si può dire. Vediamo come un mosaico pezzetto per pezzetto, in modo che poi nel corso del cammino di fede della vita questo mosaico diventi completo in tutta la sua bellezza. Dice così questo capitolo del Genesi: il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi tutti e due, si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Eccetera, 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 arriva Dio, loro si nascondono e così via. Ecco, vogliamo prendere questa cosa qua, vedete, il male in tutte le sue forme, quello spirituale del peccato, quello fisico delle malattie e della morte del corpo, il male che è nella natura, che la natura non è perfetta, tutto il male, tutto il credo di Dio rientra in questa caduta. Peccando ci sono state delle conseguenze disastrose che Adamo ed Eva neanche si immaginavano lontanamente quanto danno avrebbero fatto. Guardate, queste cose qui sono... Quante ragazzine di 15 anni sono andate per prima volta in discoteca, per scherzo hanno preso la pasticchetta offerta da qualche bravo amico o amica pieno di amore per quella persona e sono rimasti o toccati per sempre nel cervello, perché quella pasticca ha delle sostanze che hanno agito uccidendo le cellule del cervello che non si rigenerano, quindi quando uno è toccato nel cervello rigenera per sempre, oppure sono proprio morte, uccise da sostanze stupefacenti di cui loro non erano neanche lontanamente abituati a portare il peso, fatte fuori. Nel senso, quando uno è innocente non vede il pericolo, non lo può vedere e non si rende conto di quanto può essere grave il male fatto dal peccato. Se noi andiamo a vedere la nostra esistenza, i nostri errori, perlomeno alcuni dei nostri errori, ci hanno causato danni le cui conseguenze, le cui onde lunghe, sono andate avanti per decenni nella nostra esistenza. Forse ancora ci dobbiamo liberare. Per cui Gesù Cristo disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, non si rendono conto di quanto è grave quello che stanno combinando. Il fatto di questa innocenza di fronte al male
crea quello spazio per cui anche uno che sbaglia può essere perdonato. Altrimenti noi saremmo uguali al diavolo, il quale rende perfettamente conto di quello che fa, perfettamente conto di tutte le sue conseguenze, e non c'è in lui nessun spazio per essere perdonato. Per gli uomini invece c'è questo spazio anche quando sbagliano. Sbagliamo. Allora, guardate che razza di roba. Questa, la storia della caduta è la storia di ciascuno, per un evento piccolo, per una, qualche cosa di grande nella vita, per una famiglia, per un popolo, è una grande chiave di lettura della storia umana. Il serpente esiste, gli è data la figura di serpente del racconto biblico, perché serpente striscia, fa schifo, se la vipera ti morde e ti inietta un veleno mortale e ti fa secco. È sempre stato visto in passato il serpente come un simbolo del male. Non è che un serpente è un diavolo, è un simbolo del male. Allora, però il diavolo esiste. Tutti i ragionamenti perché non c'è. Partiamo dalla storia. C'è. Come c'è venuto? Boh, c'è però. Esiste. E il diavolo fa il suo lavoro. Il diavolo, guardate quanto è diversa questa cosa. Noi potete vedere dei film di orrore, per chi li guarda, perché è uno schifo infinito. Il diavolo come qualcosa di mostruoso, bruttissimo, con corna, con aspetto. Se il diavolo si mostrasse a tutti in questo modo, nessuno più farebbe il male. Nessuno più li credebbe, perché una volta che abbiamo visto che è tremendo, per carità, andremo lontano. Lui si presenta invece sempre in buone specie, in buona fattura, in buon aspetto. Il diavolo è vero simile, simile alla verità. Il diavolo è da come angelo di luce, dice San Paolo. Non si presenta nel suo orrore. Allora, Madonna donna, fa un discorso, ma è vero che Dio ti ha detto di che non dovete mangiare nessun albero di questo giardino? Appena apre la bocca già comincia a dire le bugie. Non è vero che Dio ha detto ad Eva di non mangiare di nessun albero di giardino, ma di uno solo, l'albero conoscente del bene e del male. Non lo dice di tutti. Il diavolo non sa, non può, non vuole dire la verità. Lui è il padre della menzogna. Ci sono delle persone che sono così incarnate in questa realtà. Mi ricordo, lavorando nel recupero dei giovani emarginati, ce n'era uno che era così abituato a dire le bugie che le diceva anche quando non gli servivano, ma le diceva anche quando erano a suo danno. Perché non riusciva a dire la verità. Per cui, hai fatto questo? Guarda che se l'hai fatto, hai fatto una cosa buona. Merito come? No, non l'ho fatto. Invece l'aveva fatto. Abituato talmente a dire le bugie che anche quando erano a proprio danno le diceva la stessa. Perché? Perché è figlio della menzogna. La menzogna abitava nel suo cuore, e quello quando parlava doveva dire bugie, non poteva dire la verità. E così è il diavolo, lui non può dire la verità, deve sempre dire una bugia. Però la bugia del diavolo, la bugia è sempre intelligente, molto intelligente, superiore all'intelligenza umana. Infatti dice così: è vero che Dio vi ha proibito di mangiare di tutti gli alberi. Lui sapeva che avrebbe risposto no di uno solo. E così lui, in questo modo, mette l'attenzione di Eva, che prima non era rivolta a quell'albero, su quell'albero proibito. Quindi quello proibito diventa più importante dei, mettiamo, 9.999 alberi
di cui lei e Adamo potevano mangiare i frutti. Perché quello è proibito e gli altri no? Guardate, un esempio molto semplice. In campo pastorale, una delle cose che non va al popolo di Dio è che gli sposati non possono fare la... Scusate, i divorziati non possono fare la comunione. Perché non possiamo... Allora, qui abbiamo avuto casi di coppie che poi hanno avuto la comunità di matrimonio, cioè si sono regolarizzati, finché non potevano fare la comunione, arrabbiati perché non potevano fare la comunione. Quando potevano fare la comunione, non l'hanno fatta più. Perché non interessava. La proibizione di fare la comunione era motivo di prendersela contro la Chiesa, retrograde, eccetera. Una volta era tornati a posto, finita. La comunione non c'è più interesse a farla. Perché... La proibizione, dice San Paolo, scatena il peccato e pone l'attenzione su di quello. E dice, infatti, Eva al diavolo, vedete un'altra cosa stupida, ma uno si può mettere a parlare col diavolo? A fare i ragionamenti, io non sto dicendo ragionamenti, faceva dentro di noi. Mettersi a dialogare col diavolo è la più stupida delle cose che possiamo fare. Rispondere a tentazioni, come se l'interlocutore fosse qualcuno affidabile, che ha una verità da dire. Mi ricordo quando marito Costanzo Sciò faceva vedere, un certo 80 anni fa, gli prese lo scribizzo dei maghi, una sera invitò sul teatro dove faceva lo spettacolo tutti i maghi del centro Italia, della zona, il mago di Arcella, quell'altro mago Telma, tutti questi maghi, non ti dico tra inquisiti di cose, ci stavano i peggio delinquenti con le peggio boccherie addosso. E c'era anche la giornalista cattolica, a un certo punto quello raccontava, aveva fatto il viaggio astrale, era uscito dal corpo, era andato in un altro mondo, quell'altro diceva che lui aveva il karma per cui poteva fare quello. Dice la giornalista cattolica a Maurizio Costanza, ma scusi, lei si rende conto che può essere denunciato per abuso di credibilità popolare? Perché? Perché sta usando la televisione per far parlare degli scemoni di credito, contro un sacco di frescacce e di corbellerie. Non sono persone da poter intervistare perché hanno da dire qualche cosa, un'opinione per cui c'è una percentuale. Qui sono imbroglioni, falsi, delinquenti. Non c'è dialogo con loro. Perché ha fatto questo incontro? Questa è la storia. Non si può parlare col maligno. Non si può dialogare col maligno. Gesù del Vangelo non ci dialoga mai col maligno. Fuori e basta. Si direbbe che noi nostra anima così, altrimenti quando siamo tentati, fuori. Non si può tentennare e dialogare col maligno durante la tentazione, solo cacciarlo via da noi stessi col potere di Cristo. E invece Eva, ecco, la persona innocente e in questo caso ingenua. L'ingenuità, che purtroppo nei figli di Dio è talmente comune, grandemente comune, non è lecito nel regno di Dio. Gesù era innocente come un agnellino, ma non era mai ingenuo. Nessuno è riuscito mai, scusate il termine, a fregare Gesù Cristo nel dialogo. Quando facevo i trabocchetti, se risponde così lo freghiamo in questo modo, se risponde così lo freghiamo in quest'altro, e così facciamo vedere noi. Nessuno è mai riuscito a buggerare Gesù Cristo nel discorso. Gesù ha sempre evitato tranelli, insidie, non era ingenuo, era l'agnellino condotto al macello, ma non era ingenuo. E invece lo era, e dice che Dio gli ha proibito di mangiare di questo frutto. Allora il diavolo è riuscito con questo piccolo gioco, questa piccola trappola, a porre l'attenzione di Eva sull'albero proibito.
Qui l'albero non conta che cosa sia, conta che è una cosa proibita. E dice, ma attenzione, voi credete che Dio vi voglia bene, che Dio vi voglia salvare, che Dio vi ha preservato perché se mangiate quest'albero vi ha detto che morite? No, vi sbagliate. Dio è un bugiardo, Dio è invidioso di voi. Lui sa, come voi non sapete, che se mangiate quei frutto lì diventate uguali a lui, diventate dei. E lui non vi ci vuole fare diventare. E vi ha proibito di mangiarlo mettendo addirittura questo peso che voi se mangiaste morireste. Non morirete per niente se lo mangiate, diventate dei. Allora, guarda che retta di roba. C'era la voce di Dio e la controvoce del diavolo che dentro di Eva si sono combattute. Che ha fatto? La donna ha guardato l'albero, il suo frutto, e questo frutto ha cominciato a esercitare una attrazione, come se fosse una cosa bella. Se uno tentenna su quello che il diavolo gli propone, sente un'attrazione. Il male è una cosa piacevole, bella, fonte di vita, fonte di piacere, fonte di gioia, fonte di potere, fonte di non so che cosa. E allora, andando a mangiare questo frutto, cioè peccando di qualsiasi categoria di peccato, qui non è soltanto il peccato sessuale, chi ha voluto ridurre il peccato in giro al peccato sessuale sbagliato, qualsiasi tipo di peccato, andando a questo frutto, che ha fatto dentro di sé Eva? Guardate quanto sono illuminanti queste cose, io vedo che il Signore vi faccia capire queste cose per bene. Ognuno dentro se stesso, nel centro del suo essere, a livello di corpo, siamo fatti di cuore, sistema nervoso, muscoli, sistema scheletrico, le ossa, eccetera, eccetera. A livello di mente, il cervello, con le facoltà, la ragione, l'intelligenza, la volontà, la memoria e così via. A livello di spirito, il nostro io interiore è composto, si dice nelle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Queste sono il centro della nostra persona. E quanto illuminante San Tommaso quando disse che queste tre virtù, queste tre forze, queste tre categorie interiori sono quello che dentro di noi ha diretto contatto con Dio. Il corpo non ha diretto contatto con Dio, lo vediamo Dio, lo tocchiamo Dio, no. Il cervello nemmeno, che fai tu che fai un giuramento e dici che Dio esiste, no. Fede, speranza e carità invece hanno un contatto diretto con Dio. Crediamo in Lui, speriamo in Lui, lo amiamo. Ma quando Satana ha messo ad Eva la sua verità, cosa ha fatto? Eva non credeva più in Dio e in quello che gli aveva detto. Eva non ha più sperato in Dio e in quello che gli aveva proposto. Eva non ha più amato Dio, ma si è voltata da un'altra parte e ha creduto a quello che il diavolo gli aveva detto. Ha sperato nella promessa che gli ha fatto il diavolo: se voi lo mangiate diventerete come Dio. Quindi lei ha desiderato di diventare come Dio in base alla promessa del diavolo. La speranza di Eva ha avuto come oggetto diventare come Dio, cioè la promessa del diavolo, e l'ho amato. Tu sei il mio benefattore, mi ha detto qual è la verità. Tu sei il mio punto di riferimento, tu sei il mio Dio. Capite quante cose stanno dietro al fatto di mangiare il frutto proibito, cioè peccare? E dico di più, quando Eva ha smesso di credere in Dio e ha cominciato a credere a quello che il diavolo gli aveva detto, ha creduto anche che Dio sia un
bugiardo, e il diavolo la verità. Nei confronti di Dio lei è diventata incredula. Se Dio le avesse parlato, no, fermati, tu sei un bugiardo, io questo frutto lo mangio perché voglio diventare come te e tu non mi ci devi fare diventare. Incredula nei confronti di Dio, incredula nei confronti della sua parola. La parola di Dio non faceva più presa dentro di Eva. La parola di Dio non fa più presa nei peccatori. La speranza, questo se avete partecipato alle ultime catechesi, dovreste essere maestri di queste cose. Quando il diavolo gli ha detto di diventare come Eva, non ha più sperato a quello che Dio gli voleva fare, anche se Dio non gli avesse detto, ma infatti tu ti vuole bene, qualche cosa di grande farà per te, ti realizzerà. No, lei ha smesso di credere che da parte di Dio poteva venire qualche cosa di buono per lei, e non crede che quello che veniva di buono per lei veniva dal diavolo. Quindi da Dio più niente di buono, non ho da sperare più niente da parte di Dio. Siccome non spero più niente da parte di Dio, faccio da solo, mi realizzo con le mie forze, mi crea un obiettivo da raggiungere da sola. Questo che mi dice il diavolo, questo mi va bene. Quindi è morta la speranza di Eva nei confronti di Dio. Attenzione, quello che sto dicendo, la caduta, è quello che viviamo oggi, tutti noi, nel fondo del nostro cuore. Noi siamo increduli nei confronti di Dio, siamo senza speranza nei suoi confronti e senza amore. Qui siamo, non so, riguardo alla guarigione dei malati. Quante volte mi hanno detto che Gesù guariva i malati di tutte le categorie, risuscitava i morti, migliaia di guarigioni, migliaia e migliaia di guarigioni. O non si riesce a convincere una persona che Dio guarisca, perché questo messaggio del Vangelo cade in un terreno incredulo. Un malato spera che il dottore lo guarisca, non spera più nulla da Dio, che Dio si possa interessare di lui, che Dio abbia più potere del dottore per guarirlo. Non esiste. Il dottore guarisce, Dio mo. Forse, chissà. L'agire di Dio è incerto, è certo quello del dottore. Che tra parentesi, dottore, quanti ce ne sono di dottori buoni che fanno il loro professione per amore del malato e non per soldi e non per vanagloria, e sono professionali in quello che fanno? Quanti dottori pregano per capire bene la loro professione e aiutare bene il malato? Come si fa a fidarsi più di un dottore che di Dio? Noi parliamo perché proprio quando siamo sbalestrati. Allora ripeto, questa caduta ha portato ciascuno di noi e l'umanità ad essere incredula nei confronti di Dio. E l'incredulità, ditemi se non è vero, che sta sempre dentro di noi, tutti i giorni la dobbiamo combattere. Sfido qui a dire che io non sono incredulo, credo in Dio al 100%. Sfido se uno ha il coraggio di dire questo. Non, lo so per esperienza personale, perché siamo fatti così. La speranza, chi è certo che Dio ci dà quel destino di gloria che ho detto all'inizio? Nessuno. La risurrezione dei morti,
ieri, qualche giorno fa, una signora ha fatto la messa per il defunto, dopo gli ho dato un'offerta, dicendo, ma Dio, ma è morta troppo giovane, ma Gesù è morto ancora prima, ho detto io, è morto da 33 anni, questa è morta da 45 anni. Dice, ma quello era Gesù poi risorto, ma anche questa qui risusciterà, si risusciterà. Ma come? Tu credi in Dio? Che diciamo in questa domenica? Crede sulle tutele dei morti del mondo che verrà? Non ci crede, come non ci crediamo nessuno. Qualcuno di noi crede veramente che il nostro futuro è risuscitare dei morti? Che il nostro futuro è la vita eterna? Col corpo, non solo con l'anima? Se fossimo così, al nostro futuro slanciati, venga presto questo giorno, Signore, portami in cielo, prendimi, ma quando mi viene a prendere, qua non posso stare più in mezzo a tutte queste tribolazioni del mondo. Questo gli diremmo. Qualcuno di noi dice così? Mi pare di no. Perché quello non lo sappiamo, allora, siccome questo che abbiamo oggi siamo certi, teniamoci questo. Quello, boh. Allora, senza fede in Dio, senza speranza in Dio, senza amore nei confronti di Dio. Guardate questa cosa qua, io spero che si faccia capire. Quando Eva ha creduto non più a Dio ma al diavolo, lui è entrato dentro il cuore di Eva. Lo spirito del male. Lui è diventato il padre di Eva, perché obbedisce a lui, fa il suo volere. Dico delle cose strane, o prima di me l'ha detto un altro che si chiama Gesù Cristo. Forse non abbiamo capito bene questo brano del Vangelo dove Gesù parla ai giudei che avevano creduto in lui, quindi alle persone ben avanti nella fede rispetto popolo ebraico, persone che pregavano tutti i giorni, persone che andavano al tempio, persone che eccetera eccetera, e gli diceva così: se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Per chi vuole la citazione biblica, capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, la seconda parte, dice così: se il figlio vi farà liberi, voi sarete liberi della vera libertà. Questo significa. Io so che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Non credete alla mia parola. C'è l'incredulità che non vi permette, che non permette la mia parola di entrare dentro di voi. Io dico quello dito verso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato Padre vostro. Il nostro Padre Abramo. Gesù, ma se siete figli di Abramo fate le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Risposto: ma noi non siamo mica nati da prostituzione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Attenzione qua! Questi erano convinti di essere figli di Dio. Come vi ha detto Gesù Cristo: se Dio fosse vostro padre, mi amereste. Perché? Perché da Dio sono uscito e da Dio vengo. Lui mi ha mandato nel mondo. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete capire le mie parole? Non le potete capire, non potete dargli ascolto. Dentro di voi non c'è spazio per me. Perché? Perché voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, non i desideri di Dio. Egli è stato omicida fin dal principio e non vi ha perseverato nella verità, perché in lui non vi è verità. Quando dice il falso, parla del suo. Ho detto, padre della menzogna. Perché menzognero è padre della menzogna, ecco l'espressione di Gesù Cristo. Padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché? Perché dico la verità. Non perché dice la bugia, perché dice la verità. Non viene creduto Gesù Cristo.
chi di voi può convincermi di peccato? Eccetera, eccetera. Adesso. Allora, Gesù Cristo ha chiamato gli ebrei religiosi figli di Satana. E lo ha detto per fargli un insulto, ma ha detto perché era così, perché era la verità. Voi non potete dare ascolto alle mie parole perché avete per padre il diavolo. Dentro di voi lui c'è, il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Fare i desideri del diavolo. Eva ha cercato di fare i desideri del diavolo. Detto in termini cristiani, era Eva è diventata, credendo al diavolo e non più a Dio, inabitata dal diavolo. Allora qualcuno dice, ma che era posseduta? Allora, non so, qualcuno che ha visto le scene di possessione diabolica, uno che casca per terra, comincia a rotolarsi, a bestemmiare, a parlare con un'altra lingua, oppure stare muto ma sembra contorgersi, e quello è l'indemoniato, che poi è esorcizzato, si libera. No, quella è una possessione dell'esterno di una persona, del corpo e manco tanto della mente, ma non del cuore. Mentre chi pecca, cioè chi non crede più in Dio ma crede al diavolo, chi non spera più in Dio ma spera del diavolo, il diavolo c'è dentro l'anima, è la possessione più radicale, più profonda che esista. Quello che si contorce solo in preda alla protezione diabolica del corpo è niente rispetto a quello che agisce in base al maligno, che ce l'ha nell'anima. Hitler, mi sembra che non abbia mai fatto una scena di posseduto dal diavolo, cascando per terra, rotolandosi, bestemmiando Dio, però ha fatto qualche milione di morti, perché lui voleva fare i desideri del padre suo. Nella sua anima era posseduto dal diavolo. Ci provò Papa Leone XII a fare, Papa Pio XII a fare l'esorcismo tremendo contro Hitler, contro la possessione di Blu che c'aveva Hitler, perché lui sapeva che faceva i culti satanisti, lui con tutti i gerarchi nazisti, però che fa l'esorcismo a persone che vogliono quella cosa lì, anche se uno li caccia via gli spiriti, una volta mandati via, quello stesso da cui sono stati mandati via li richiama e li fa entrare dentro di sé. E quelli tornano con altri spiriti peggiori. Quindi l'esorcismo su uno che non si vuole convertire è un intervento inutile, anzi controproducente. Allora, l'effusione dello spirito. L'obiettivo di Dio in noi è cambiare il principio interiore da dove prendiamo tutto, invece di essere inabitati dallo spirito del male, essere inabitati dallo spirito del bene, lo spirito santo. Quello vuole Dio per noi. È così importante questa cosa che Dio al suo figlio nato nel mondo, Gesù, volle che sia chiamato Gesù il Cristo, perché Cristo in greco significa unto dallo Spirito Santo, sarebbe Gesù ripieno di Spirito Santo, la persona talmente piena di Spirito Santo che è il Cristo, il ripieno per eccellenza dello Spirito Santo. Questo è l'obiettivo di Dio. E quello che Dio sta facendo in noi, con gli anni della nostra vita, le esperienze di tutte le categorie, il cammino di fede che Dio ci sta facendo fare, è quello di demolire l'incredulità perché diventi fede. Demolire la mancanza di speranza, cioè la disperazione nei confronti di Dio, perché si accenda in Dio tutta la nostra speranza, come Abramo che sperò contro ogni speranza ed ebbe il figlio,
e si accende dentro di noi l'amore per Dio, di conseguenza l'amore per il prossimo e l'odio per il diavolo. Odiare il diavolo non è peccato, ci deve essere. Gesù Cristo non gli voleva bene al diavolo, fuori, perché era la cosa giusta per lui. Capite cosa sta facendo Dio per noi? Fede significa che se dovessimo attraversare qualche momento tremendo di sofferenze, di guai, restiamo perfettamente convinti che Dio ci ama, ci vuole bene e non viene scalfita neanche di un millimetro la nostra fede in Dio. Chi è capace di fare questo adesso? Gesù Cristo diventò l'autore della fede sulla croce perché mentre, scusate il termine, crepava di sofferenze fisiche, spirituali e morali tremende, Padre, le tue mani affido il mio spirito, credo in te e in nessun altro e sono così certo che tu mi ami che tu, che so che tu non mi lascerai in braccio alla morte, né permetterai che il tuo figlio veda la corruzione, Salmo secondo, invece mi guiderai per il sentiero della vita con la resurrezione di morte. Con questa fede Gesù Cristo ha affrontato la sofferenza. La fede di Gesù Cristo era fede salda, fede roccia. La morte, la sofferenza non gli hanno scalfito la fede. Anzi, Gesù Cristo l'ha esercitata dentro al culmine dell'opera dello spirito del male e così facendo l'ha sconfitto sonoramente. Allo stesso modo la speranza. Gesù, Padre, ridammi quella gloria che avevo preso di te prima che il mondo fosse. Sperava della gloria che gli dava il Padre, che lui era il figlio suo, che il Padre l'avrebbe amato, ha fatto qualcosa di grande per lui. Ma siamo o non siamo figli di Dio? Un padre è contento se il figlio sta a pulire i cessi per prendere 4 soldi per campare, oppure vuole qualcosa di grande per il figlio? Che padre sarebbe se non volesse questo? Dio sta preparando un futuro di gloria per noi. Lo speriamo o no? Vogliamo quello che Dio vuole per noi o no? O vogliamo fare da soli, costruendoci da noi stessi il nostro futuro? Questo significherebbe condannarci con le nostre mani. Dio molto di più per noi di quello che noi ci stiamo procurando. Allora sia fatta la tua volontà, che è meglio della mia, su di me. Perché mi ami più di quello che io so fare di me stessa. Allora Dio sta demolendo la nostra disperazione in Lui per farla diventare speranza viva. Ed Abramo fu grande agli occhi di Dio perché sperò, o meglio, imparò a sperare dal suo cammino di fede contro ogni speranza. Che quando lui aveva tentato di tutto umanamente, tutto gli è fallito, compreso il tentativo di farsi un figlio con la schiava, che Dio quello non ha accettato, e gli è rimasto niente altro che la promessa che Dio ha fatto: tu ci avrai un figlio da tua moglie. Tutte le scorciatoie, i tentativi di sopra umanamente la cosa sono falliti, beh allora, Signore, spero in te, tu mi darai mio figlio. Quando ha sperato con ogni speranza, ecco Abramo, come giusto che sia, come tu hai creduto in me, io te lo do. Tu hai sperato nella mia opera di salvezza per te, io ti salvo, ti do tuo figlio. E dice San Paolo che Dio gli accreditò come giustizia. Era giusto che Dio glielo dava perché non te l'aveva promesso, ma lui avrà risposto con fede e con speranza a quello che Dio gli aveva promesso. Bene, ho detto che le 10 finisce, sono le 10. Questo è importante. Dio ci vuole liberare
dalla possessione dell'anima che abbiamo dello spirito del mare per farci inabitare dal suo spirito, per farci diventare Cristi, unti dallo Spirito Santo, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, dove ogni nostro gesto, ogni nostro pensiero, ogni nostro sospiro, ogni nostra parola, tutto sia ispirato dallo Spirito Santo. Impregnati di Spirito Santo in maniera indelebile, incancellabile, inattaccabile da qualsiasi altra realtà. Per questo c'è un cammino di fede di cui noi non abbiamo le redini, di cui la Chiesa non c'è le redini, c'è Dio le redini di questo cammino di fede, perché Lui sa così cos'ha, quale situazione, quale momento, quale persona, quello che è giusto per noi giorno per giorno. Ma Lui ci vuole portare a una fede piena, a una speranza piena, a un amore pieno. Per cui, ecco, come dice San Paolo, tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Se ci abbiamo una prova, lode a te, Signore. Se me l'hai fatta capitare, è perché vuoi qualcosa di più grande, di più buono di me, di quello che ci vivo oggi. Un salto di qualità, una trasformazione. Sarà qualcosa di poco importante, ma qualcosa di meraviglioso. Lode a te, Signore. Tutto concorre al bene. E possiamo vivere in uno stato di lode continua. Qualcuno di noi è arrivato a vivere nei confronti di Dio uno stato spirituale di lode continua, senza più una mormorazione, senza più un mannaggia o peggio ancora una bestemmia, senza più un dubito, un dubbio, un atto di esitazione nei confronti del suo amore per noi? Ecco che Dio sta lavorando perché questo si realizzi. Allora, non più inabitati dallo spirito del male, ma inabitati dallo Spirito Santo. Come storicamente questo è avvenuto, vedremo i prossimi incontri attraverso l'opera di Gesù Cristo, crocifisso e risorto. In piedi. Dio Onnipotente, ti preghiamo che il tuo Santo Spirito lavori così profondamente nei nostri cuori, che la nostra fede morta, l'incredulità, risusciti e diventi fede viva e incrollabile, fede di roccia. Ti preghiamo, Dio Onnipotente, che la nostra speranza in te morta risusciti e diventi speranza dell'infinito, slancio per quello che tu hai in mente di buono per ciascuno di noi. Ti preghiamo, Dio Onnipotente, che il nostro amore morto diventi amore ardente e vivo verso di te, verso il nostro prossimo, anche verso il nostro nemico, perché solo amore vi sia dentro di noi e il tuo Spirito regni sovrano. Per Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.